Fondi per coloro che hanno abbandonato le proprie abitazioni dopo il sisma dello scorso agosto in Basso Molise. Per la consigliera Calenda, subito la proroga dello stato di emergenza. Fino all'esito del procedimento disciplinare, sospeso l'agente di polizia penitenziaria che ha puntato la pistola contro il detenuto che aveva tentato la fuga dal carcere di Campobasso. Sono partite le operazioni per la demolizione del capannone di via Gazzani, il cui tetto è crollato di recente e di cui ne è stata decretata la pericolosità. Presentata la fase finale della Coppa Italia di basket femminile, l'organizzazione è affidata alla Magnolia di Campobasso, la manifestazione a marzo al Palavazzieri. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Parliamo di post-sisma, primi fondi per gli sfollati del Basso Molise, ma ora, come ribadito dalla consigliera regionale Calenda, subito la proroga dello stato di emergenza. Firmati dal presidente della regione Molise Donato Toma e decreti di liquidazione delle autonome sistemazioni per gli sfollati del sisma dello scorso agosto in Basso Molise. Per il consigliere regionale della Lega Salvini Molise Filomena Calenda, un risultato importante che testimonia il buon lavoro che sta svolgendo la giunta regionale per quel che concerne la gestione dell'emergenza. 2 milioni di euro a disposizione per l'intera area colpita, mentre già nelle scorse settimane lo stesso Toma ha annunciato lo stanziamento da parte del governo centrale di altri 3 milioni e 250 mila euro da destinare sempre alle popolazioni colpite dal terremoto. La macchina burocratica va però snellita. Sono passati ben 5 mesi prima che i soldi arrivassero a destinazione, ha aggiunto Calenda. In questo periodo molti comuni hanno agito in modo autonomo, così come diversi cittadini, i quali hanno dovuto anticipare somme importanti di denaro per poter vivere in un'abitazione sicura. Sono 400 le persone che ad oggi non possono rientrare nelle proprie case, è quindi fondamentale attivarsi sin da ora per prorogare lo stato di emergenza in scadenza il prossimo marzo. Ricevere finanziamenti e non poter usufruire di una legislazione speciale servirebbe a poco o a nulla. Sul declassamento della questura di Campobasso alla quarta fascia, la consigliera regionale della Lega, Ida Romagnolo, manifesta disaccordo. Il territorio, infatti, non deve essere considerato una isola felice. I fatti dimostrano che giorno dopo giorno i reati aumentano, così come le preoccupazioni e il desiderio da parte dei cittadini di essere sempre più difesi. Le aree del Basso Molise poi sono quelle più esposte a fenomeni malavitosi. Per la Romagnolo, proprio il presidio di polizia di Termoli andrebbe rafforzato con uomini e mezzi, uno invece andrebbe aperto a Venafro. E fino all'esito del procedimento disciplinare per l'agente di polizia penitenziaria che ha puntato la pistola contro il detenuto che aveva tentato l'evasione dal carcere di Campobasso, disposta la sospensione cautelare dal servizio. Sospensione in via cautelare dal servizio fino all'esito del procedimento disciplinare, la concessione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e altri a carattere fisso. Questa è la decisione del capo dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, nei confronti dell'agente che ha puntato la pistola d'ordinanza contro il detenuto riacciuffato dopo che aveva tentato l'evasione e nonostante si fosse già arreso. Tutto filmato con un telefonino da un passante e tutto finito all'attenzione di molti. Mentre è in corso un'inchiesta per far luce sui fatti accaduti solo 2 giorni fa in via Cavour a Campobasso. Sulla vicenda è intervenuto da subito il coordinatore del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, che ha ribadito come un fermo immagine a disposizione delle forze investigative dimostrerebbe che la pistola aveva la sicura e che quello messo in atto sia stato un gesto dimostrativo per spaventare il detenuto. A seguire con attenzione la questione pure la garante regionale dei diritti della persona e dei detenuti Leontina Lanciano. In questo caso, ha sottolineato, esiste il diritto a tutela di tutte le figure della nostra società, anche di quelle che hanno commesso degli errori e che si trovano momentaneamente private della propria libertà. Saranno rispettati pertanto i diritti di tutti, quelli del detenuto non verranno certamente meno. In ogni caso, quanto accaduto non potrà inficiare o far nascere dubbi sul servizio svolto quotidianamente in condizioni spesso complesse dalla polizia penitenziaria.
Blitz della polizia di Isernia al dopolavoro ferroviario, grazie al fiuto del cane dell'unità cinofila di Pescara, nelle immediate adiacenze del bar sono state rinvenute alcune dosi di hashish e marijuana per un peso complessivo di 5 grammi, delle quali non è stato possibile al momento individuare in maniera certa il detentore, il quale alla vista dei poliziotti si è subito disfatto dello stupefacente. E amaro risveglio per la proprietaria di un bar di San Giacomo degli Schiavoni. All'apertura dell'attività si è accorta che durante la notte qualcuno aveva sfondato la porta a vetri mettendo tutto a soqquadro, portato via l'incasso delle slot machine. Immediato l'intervento dei carabinieri, che raccolta la denuncia della donna, hanno ascoltato alcune persone e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sia pubblici che privati, riuscendo ad individuare senza alcun dubbio l'autore del furto. Si tratta di un 41enne bassomolisano, già noto alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere di furto aggravato e delle sanzioni previste dal codice antimafia per aver violato pure le prescrizioni di misura di prevenzione personale a cui era sottoposto. E nella notte una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta per un incendio sviluppatosi nella cucina di un'abitazione al secondo piano di uno stabile di via Mazzini nel capoluogo. Le fiamme hanno interessato arredi, elettrodomestici e finestrone della struttura, nessun danno alle persone. Nell'intervento impegnate 5 unità ed un mezzo, mentre sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. Raccolta differenziata dei rifiuti a Termoli, numeri in crescita. Intanto uno dei due punti di distribuzione dei Mastelli si trasferisce allo stadio comunale. Le tematiche relative alle questioni ambientali interessano sempre di più la popolazione termolese. Nella città sull'Adriatico, dopo circa un mese di distribuzione dei nuovi mastelli gialli e delle green card, oltre 2.400 utenze si sono recate nei due punti di consegna per ritirare il materiale utile al conferimento degli imballaggi in plastica e metallo. La corretta pratica della differenziazione dei rifiuti è oramai divenuta una questione inderogabile di civiltà e rispetto. Il punto di distribuzione al cinema Sant'Antonio si conclude nella giornata di oggi, per trasferirsi da lunedì 4 a venerdì 15 febbraio presso lo stadio Cannarsa, con orario di apertura il mattino di lunedì, mercoledì e venerdì, e martedì e giovedì invece in orario pomeridiano. Vi potranno recarsi i residenti di via del Canottaggio fino a piazza dei Ginnasti, di via Maratona a viale Trieste, di viale d'Italia a via Martiri della Resistenza. I termolesi residenti potranno avvalersi del sistema di prenotazione chiamando il numero verde 800 688 712. La prenotazione consentirà di ridurre i tempi di attesa. Al momento i dati sulla percentuale di raccolta differenziata in ambito regionale ci indicano che i maggiori ritardi sono nelle città di Campobasso e Termoli, i centri più grandi in termini di popolazione del Molise. E si prevedono ancora disagi per la viabilità del centro di Campobasso e a causa dei lavori di demolizione del capannone situato tra il vecchio campo sportivo e via Gazzani, il cui tetto è crollato alcuni giorni fa. I lavori, in seguito ad apposita ordinanza sindacale iniziati questa mattina, potranno protrarsi per almeno una ventina di giorni, se non di più. Fallito dunque il tentativo della soprintendenza, che aveva posto un vincolo sui fabbricati pericolanti e pericolosi e che ha inviato un'istanza alla Procura della Repubblica di Campobasso, cercando di ribadire un limite che oggi a crollo avvenuto sembra effettivamente deleterio per la città e per i cittadini. Pronta a partire la sesta edizione di Un cane per amico, il corso di educazione che vede l'impegno di studenti di Campobasso, Isernia, Colletorto, Baranello e Campochiaro. L'iniziativa è illustrata dall'assessore del comune di Campobasso, Alessandra Salvatore. Sesta edizione di Un cane per amico, però lo slogan è la consapevolezza di avere un cane.
Sì, sesta edizione, il lavoro che è stato fatto negli anni passati è un lavoro importante che ha prodotto i suoi frutti che vedremo probabilmente da qui ai prossimi anni, perché si è lavorato con i bambini nelle scuole per far comprendere loro quanto sia importante rispettare i nostri amici a quattro zampe, in generale gli animali d'affezione, quanto sia importante diciamo, per loro, per la collettività, oltre che per gli animali direttamente, seguire una serie di regole che sono regole di cura innanzitutto e poi di civile convivenza per quello che riguarda la tenuta negli spazi cittadini, negli spazi pubblici o aperti al pubblico. Non solo Campobasso ma anche altri paesi come Colletorto, Baranello, Campochiaro, insomma anche Isernia poi, c'è stato un allargamento. Sì, è partita la FIDASC che ha proposto il progetto all'amministrazione comunale di Campobasso, grazie anche al supporto del CONI è diventato un progetto di, diciamo, di caratura nazionale, quindi un progetto pilota adottato poi a livello nazionale e quindi siamo riusciti a, poi a far sì che venisse esportato in altri comuni della regione Molise. Peraltro è un progetto che inizialmente ha visto l'amministrazione comunale far convergere le altre istituzioni, forze dell'ordine, unità cinofile delle forze dell'ordine. Poi si è creato un sodalizio direttamente con la FIDASC e quindi diciamo, la rete è creata, ci fa piacere avere contribuito in questo senso. Ecco, abbiamo visto anche il coinvolgimento delle forze dell'ordine che dà ancora più spinta a questo progetto. Sì, perché grazie a loro, è veramente il caso di ringraziarli, riusciamo a far comprendere ai bambini cosa vuol dire, quanto sono importanti gli animali, anche rispetto a delle azioni che sono azioni un po' diverse da quelle che solitamente si vedono, quindi le unità cinofile impegnate nel contrasto alla cessione e comunque al traffico di stupefacenti, quelle impegnate nelle operazioni di protezione civile e tutta una serie di altre cose importanti che gli animali fanno per noi. Domani, sabato 2 febbraio, dalle ore 16, nell'aula magna del liceo artistico Iacovitti di Termoli, incontro con il regista e produttore spagnolo Víctor Pérez per discutere di digital art e nuove professioni dell'arte. Nella libreria Enzo della Corte di Isernia, domani alle 17.30, ci sarà la presentazione del volume Il Molise di Edilio Petrocelli, curato da Norberto Lombardi, Giorgio Palmieri e Ilaria Zilli. E Campobasso, una porta per la Serie A, il primo libro di Francesco Andrea Brunale, sarà presentato domani sempre alle 16.30, ma al convitto Mario Pagano del capoluogo. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma a batterie, San Salvo, zona industriale o visita il sito lagammacommerciale.it. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Cielo prevalentemente coperto fino a sera sul Molise con piovaschi sulle zone appenniniche. Le temperature odierne sono comprese tra i 4 gradi di Isernia e la massima di 16 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, mare Adriatico poco mosso sulla regione domattina, tempo variabile e valori climatici stazionari, venti dai quadranti meridionali. Presentazione ufficiale della fase finale della Coppa Italia di basket femminile, la cui organizzazione quest'anno è stata affidata alla Magnolia Basket Campobasso. La manifestazione si svolgerà al Pala Vazzieri dal 22 al 24 marzo prossimi. Per 3 giorni, dal 22 al 24 marzo, il Pala Vazzieri di Campobasso ospiterà le partite relative alla fase finale della Coppa Italia di basket femminile, una manifestazione di indubbio valore sportivo.
L'organizzazione complessiva dell'evento è stata affidata alla Magnolia Basket di Campobasso, la squadra che per prima ha staccato il biglietto per la partecipazione alla kermesse tricolore. Qualcosa di fantastico, anche perché noi siamo al secondo anno di età in questa competizione così importante, ed essere arrivati nelle finali di Coppa Italia per noi è già una cosa molto orgogliosa, che ci rende molto orgogliosi. Poi addirittura aver avuto la possibilità di poterlo organizzare in casa davanti al nostro fantastico pubblico è motivo veramente di soddisfazione, anche per mettere in vetrina quella che è la nostra splendida regione e la nostra splendida città. Queste manifestazioni permettono di far conoscere la nostra regione, la nostra città, le nostre realtà, perché la nostra è una regione fantastica, quindi riuscire ad abbinare sport e turismo rende ancora più bella quella che è una manifestazione sportiva importantissima. Sono 8 le squadre qualificate alla fase finale e che si misureranno per il titolo italiano, le prime 4 del girone nord e le prime del girone sud. Le partite dei quarti saranno disputate il 22 marzo a partire dalle 14, mentre le 2 partite di semifinale si giocheranno il giorno dopo dalle 18, si chiude domenica 24 alle 19 con la finale. Il Palavazzieri ospiterà intanto nei giorni della competizione una mostra celebrativa del campionato continentale del 1938, anno che aveva consacrato le atlete azzurre al primo posto in Europa. L'allenatore della squadra di calcio di Lisernia, Massimo Silva, dopo il pareggio interno con il Forlì, esprime una certa soddisfazione per l'impegno profuso dai suoi calciatori che hanno giocato su un campo pesante e contro una squadra più attrezzata tecnicamente. Giochiamo su campo pesante contro squadre strutturate diverse da noi, quindi diventano punti, questo diventa un punto importantissimo. Noi lottiamo sempre alla grande, siamo andati anche sotto, abbiamo rimediato, però qualche volta vorrei anch'io che magari giocassimo più sotto ritmo e magari per risparmiare energie magari produrre di più. Devo dire che nel finale all'ultimo minuto abbiamo avuto anche l'occasionissima per vincere. L'altra volta il rigore pure all'ultimo minuto, in quel senso ci dice un po' male, però i ragazzi danno sempre tutto, infatti erano stremati e giocare così ravvicinati ogni 3 giorni non è facile. Abbiamo sempre quel calo di metà secondo tempo e poi dove trovano le energie nel finale veniamo sempre fuori, questo è un bel segnale, però ecco, ci vorrebbe per l'impegno profuso in queste giornate qualche vittoria in più, però intanto continuiamo a lottare e cerchiamo di fare sempre bene, speriamo che arrivi qualche vittoria. Nel calcio a 5 nazionale di Serie B, domani pomeriggio al palazzetto dell'Università a Campobasso, il CUS Molise torna in campo per recuperare la gara contro il Corinaldo, rinviata lo scorso 5 gennaio causa neve. Gli universitari sono reduci dal successo ottenuto nella trasferta di Perugia. Il Comitato Molisano del Centro Sportivo Italiano ha una nuova e più ospitale sede. I locali sono stati inaugurati in via Leopardi a Campobasso. Vittorio Bosio, presidente del CSI nazionale bergamasco, 67 anni, presidente nel quadriennio 2016-2020, una realtà forse diversa da nord al sud dell'Italia per quanto riguarda lo sport, ma cosa mette in campo il Centro Sportivo Italiano proprio in ambito nazionale per la crescita, la formazione sportiva dei giovani? Ma mettiamo in campo la passione di tanti dirigenti, nel piccolo e nel grande, che fanno tanto bene per dare la possibilità a tanti giovani di fare attività sportiva in maniera serena, sana e che fa crescere, che aiuta a crescere. Credo che il valore aggiunto del CSI sia proprio quello di avere tanti dirigenti che lo fanno col cuore. Lo fanno mettendosi a disposizione nella consapevolezza che fanno del bene ai ragazzi che avvicinano per fare l'attività sportiva. Nei decenni passati il Centro Sportivo Italiano è cresciuto molto in termini di affiliati, in società e giovani sportivi. La situazione attuale in Italia?
La situazione attuale in Italia siamo 1.200.000 iscritti, 13.000 società sportive, ma l'orgoglio vero è che di quel 1.200.000 iscritti il 60% è sotto i 16 anni. Vuol dire che ci rivolgiamo ancora soprattutto al mondo giovanile e questo ci inorgoglisce perché vuol dire che la nostra proposta sportiva è ancora valida per le giovani generazioni. Trova ancora consenso nei ragazzi che si avvicinano allo sport magari in maniera molto libera e ludica, ma che li aiuta comunque a vivere momenti di serenità, di agonismo e di condivisione con i propri compagni. Come organizzazione a livello nazionale siete stati precursori di quali valori? Ma credo che i nostri valori siano quelli dell'educazione, dell'amicizia, dello stare insieme, che sia il valore soprattutto di riconoscere non un avversario che sia di fronte facendo attività sportiva, ma un compagno, un amico che condivido con te la propria voglia di giocare. Riparte il cammino dell'Isernia femminile nella prima giornata di ritorno della pallavolo di Serie B al Pala Fraraccio. Domani pomeriggio alle 18.30 il Sessetto Pentro sfiderà le laziali del Sant'Elia a Fiume Rapido. La classifica del girone guidata dall'Aprilia a 30 punti, seguita dalla Fiamma Torrese a 26, Isernia a quota 21 e Sant'Elia a 15 punti. Nella piscina di San Salvo la società Idrosport vince la 15ª edizione del meeting Tano Croce con 577 punti totalizzati complessivamente. Per il sodalizio molisano di nuoto sono arrivate 29 medaglie d'oro, 27 d'argento e 27 di bronzo. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.